Amici sportivi di 8 channel e 8pagine.it, benvenuti al Palado, dove tra qualche istante inizierà la sfida tra Pallamano Benevento e Siracusa. Al mio fianco ci sono due voci note, quella di Antonio Schipani, direttore sportivo della Pallamano Benevento, e quella di Roberto Longobaldi, che già in passato ci ha fatto compagnia ed ex giocatore della squadra giallorossa. Buonasera e benvenuti. Buonasera. Buonasera. Al nostro fianco, alla sinistra, c'è anche Manuel Schipani, ex portiere giallorosso, che assiste a questa sfida. Nel corso della telecronaca faremo intervenire anche lui per saperne qualcosa in più, insomma, su questo match che, Antonio, presentiamolo un po'. È una partita in cui il Benevento parte assolutamente sfavorito perché Siracusa è una corazzata, poi ci sono importanti assenze. Si è confermata l'assenza che si è manifestata nella scorsa giornata contro l'Enna. Andrea Sangiuolo ha dovuto dare forfè, anche se in panchina, per stare vicino ai propri compagni, ma stavolta non scenderà assolutamente in campo perché l'infortunio è abbastanza importante e cercheremo di recuperarlo per le giornate a seguire. Roberto, Siracusa è partita bene in campionato, vuole cercare di primeggiare, dar fastidio a Fasano. Che squadra è, visto che l'abbiamo vista spesso negli ultimi anni qui a Benevento? Sono state due partite molto belle, le ultime due qui con Siracusa. Michele, il Siracusa è una squadra molto forte, in confronto l'anno scorso si è rinforzata e secondo me solo ed esclusivamente la sconfitta di Fasano per 13 gol non gli permetterà di poter arrivare primo, perché penso che sia attrezzata anche per poter arrivare prima il Siracusa. Tanto qui è cominciato il match, scambio di 5 tra Capitan Sangiuolo e gli avversari. Il primo possesso è giallorosso, cerca ritmo il Benevento con Petricico. Antonio, parlando proprio di Stanislav Petricico, qual è la sua situazione a livello fisico, visto che prima la scorsa partita era molto sofferente? Intanto qui Chiomiento, gran gol, fa un gran movimento e va subito a segno dopo 32 secondi. Benevento in vantaggio 1-0, ma come dicevamo, ecco, pareggio subito di Siracusa con il solito Dedovic, che allora credo che bene. In questo momento ci sia un solo italiano o due in campo per il Siracusa, originali, perché possiamo dire, perché esatto, con passaporto ce ne sono diversi però diciamo nati in Italia. Ecco, per quanto riguarda Petricico, la situazione va migliorando ma non è assolutamente al 100%. Bellissimo il movimento di Antonio Chiomiento, che ricordava un po' Schipani dei tempi belli. Esatto. Ma Antonio deve crescere, ha tutto il tempo davanti a lui. Tanto Buonocore, ecco, con un po' chissà di fortuna che va a segno. Stavolta non si sia svegliato al momento opportuno Alessio. Lui è mancato, come dicevamo, nella partita con l'Enna. È un ragazzo che può dare tanto, veramente, solo che va a corrente alternata. Speriamo che oggi sia la corrente giusta. Oggi che manca anche Andrea Sangiuolo, serve qualcosa in più da quelli che sono i veterani come Giuliano Sangiuolo, Buonocore e Petricico. Intanto c'è il gol del mancino di Siracusa, due pari al Paladua. Giuliano Sangiuolo in bucata per Chiomiento, questa volta viene, ecco, praticamente placcato. Comincia prima, qui poteva scaricare verso l'ala. Il tiro di Petricico è, peccato, cioè, che era centrale, ma era un missile di Errante. Ora Siracusa in attacco, Dedovic, c'è palla larga per Brancaforte, ancora Calvo, palla per Dedovic, Calvo. Ecco, Calvo sicuramente è di Siracusa, su questo siamo sicuri, giusto? I due Calvo. Ancora ci prova Dedovic, è una boldata pazzesca. Mamma, sottolineata anche dall'espressione di Roberto Longobaldi. Roberto, un missile terra-aria. Qui nemmeno forse il miglior portiere italiano al momento avrebbe preso questa conclusione. Ma dove l'ha messa Dedovic penso che nessun portiere ci poteva arrivare, forse anche qualche portiere internazionale non ci sarebbe arrivato. Petricico strattonato dal numero 18, che è Polito, altro straniero.
Petricco, capitan Giuliano Sangiolo. Buonocore ancora per Giuliano Sangiolo, c'è lo spazio del Buonocore che prova l'imbucata, c'è il tocco con la coscia di Molina, possesso ancora giallo-rosso. Giuliano Sangiolo prova la conclusione, palla fuori. Antonio, raccontaci un po' tatticamente l'inizio di questo match, soprattutto perché nella squadra sannita ci sono due giovanissimi. C'era... intanto qui Brancaforte va a segno per il 4-2 di Siracusa. Ma noi, Michele, da questa partita possiamo trarre solo indicazioni per il proseguo. Credo che all'inizio sia pronostico chiuso. Tatticamente purtroppo in difesa non abbiamo fatto ancora nulla. In attacco, come abbiamo mancato due gol, ci hanno puniti, quindi tra l'altro contro di loro non puoi pensare di avere il 100%. Forse sono la seconda o la miglior difesa del campionato. Giuliano Sangiuolo, eccolo il capitano. Un gol di esperienza, ha sfruttato l'indecisione del suo compagno di squadra e chiaramente anche quella del difensore. Roberto, match a porte chiuse, diciamo che il calore del Palato spesso ha fatto la differenza negli anni passati. Com'è giocare a porte chiuse? Cioè, cosa ti hanno raccontato in settimana i ragazzi? Ci sono state difficoltà a non avere il pubblico amico? Beh, sicuramente giocare a porte chiuse è un tormento, perché specialmente per persone tanto che Dedovic, sono... la grande parata di De Cristofaro, specialmente per persone che non hanno esperienza, sembra più un allenamento che una partita, quindi il problema è sentire la partita e molto spesso questo per i ragazzi non è buono. Tanto possesso per Siracusa in contropiede, c'è il gol di Calvo che porta più due siciliani, 5-3. Ma a differenza della partita con Lenna, dove il primo tempo forse abbiamo veramente patito l'assenza del pubblico, il fatto di giocarla proprio come un allenamento, stavolta credo che questo sia già abbastanza superato. La difficoltà forse stavolta è sicuramente nell'avversario. Antonio, ti chiedo una piccola scheda tecnica dei due giovanotti in campo, giovanissimi sì, entrambi. Tanto qui Buonocore va a segno, 5-4. Bravo Ale. Marco Mascia l'abbiamo visto proprio all'opera sabato scorso, anche se sta giocando diciamo dall'inizio del campionato. Sabato si è ben districato con 7-8 reti. Da quest'altro lato anche Gianmarco Castiello, che non è alla sua prima apparizione, già ha messo a segno anche delle reti di ottima fattura in questo campionato. Ricordiamo che sono due under 20, che Antonio Chiumiento ha 22 anni, Alessio Buonocore ne ha 27, come il suo omonimo Alessio De Cristoforo, quindi diciamo è anche Petriccio che è giovanissimo per quanto riguarda questo tipo di ecco. Tanto tocco con il piede di Dedovic, questo assolutamente involontario. Beh, era fermo la sua posizione, gliel'ha tirato capitan Sangiuolo per Petriccio, un missile terra aria imprendibile, 6-5. Lo so se il portiere si è spostato per lo spostamento d'aria. Dall'altra difesa... parte immediatamente va a segno Polito. Antonio, fatichiamo in difesa, fase di contenimento la diciamo squadra campana attualmente. Non ci siamo assolutamente. Fortunatamente stiamo al momento tenendo in attacco, teniamo botta e riusciamo a mantenere il risultato in una situazione accettabile. Tanto Giuliano Sangiuolo ancora per Stanislav Petriccio, c'è la palla riconquistata da Dedovic, uno contro uno contro De Cristofaro, serve un miracolo che non c'è, gol di Dedovic, 8-5. C'è a fianco a noi anche Manuel Schipano, e cui voglio chiedere, fanno male i tiri di Stanislav Petriccio? No, sai, quando sei abituato da tanti anni a giocare in porta è difficile trovare un tiro che faccia male, almeno per me era così, ecco, quindi... Qui ancora Petriccio, subisce fallo. No, dicevo, non fanno male, almeno per quanto mi riguarda ho giocato contro tanti stranieri che avevano la potenza uguale o superiore a quella di Stanislav,
dolore poco, diciamo. Più brutto, ecco, prenderlo in faccia il pallone. Si fa fatica con questo ragazzo a contenerlo quando sta bene? Assolutamente sì, sta giocando ancora non nel massimo delle sue possibilità e nonostante tutto sta rendendo, ha fatto già 3 gol se non erro. Tanto Calvo va ancora a segno, 9-5 e c'è il primo break importante per Siracusa. Roberto, Siracusa prova a scappare via. Adesso è importante cercare di mettere dentro questo gol. Ci sono stati un paio di errori purtroppo e poi tornare in difesa e recuperare il pallone. Vediamo un attimo Alessio cosa riesce a fare. Ecco. Mascia sull'out destro per Giuliano Sangiuolo e in qualche modo si salva l'estremo difensore della squadra di Giuseppe Vinci. Il possesso è ancora giallorosso, Chiumiento, ancora Giuliano Sangiuolo con esperienza il capitano. Resiste una carica e va a segno per il 9-6. Ci siamo conquistati questo pallone veramente di reazione. Quello che dicevamo sabato scorso non c'era stato contro l'Inna. In campo se non metti la grinta non vai da nessuna parte. E invece con la grinta vedi riesci a stare attaccato anche in situazioni che magari è più difficile. Francaforte, palo e poi il rimbalzo è giallorosso con Giuliano Sangiuolo. Bonocore, c'è una superiorità numerica e Bonocore va e questo dritto è un gran dritto. Gol veramente va un gran segno, gol segno, meno 2 Benevento. La difesa se ne va fino in fondo dall'altra parte. Siracusa ancora con Francaforte in aria, il gol non è valido. Adesso il Benevento ha il possesso del meno 1. Una partita molto strana, stanno avendo prevalenza gli attacchi perché anche loro hanno molta difficoltà a giocare contro di noi. Devo dire si erano presentati come una squadra molto più dura. Buonocore, questa volta è tante palla di rimbalzo di Mascia e delizioso è un altro il mancino gol di Mascia. Meno 1 Benevento, 9-8 Siracusa per il momento dopo 11 minuti di gioco al Paladua. Abbiamo avuto una bella reazione con 3 gol consecutivi, un mini break che ci ha permesso di portarci a meno 1 e veramente importante in questo caso. Continuiamo a tenere botta, vediamo. Dedovic per Calvo, trova spazio ancora Dedovic, Molina, Dedovic, Calvo ancora Dedovic, c'è lo spazio sotto le gambe di De Cristofaro, la palla finisce in rete. Roberto, si poteva fare qualcosa in più su questo tiro? Beh, sicuramente non si deve dare la possibilità a Dedovic di arrivare lì e poter tirare libero, perché se arriva sui 7 metri e tira libero la può mettere dove vuole. Ecco Giuliano Sangiuolo sotto le gambe anche il capitano, il Benevento resta attaccato, è il gol fotocopia di quello di prima. Beh, nemmeno a Giuliano Sangiuolo si deve permettere di arrivare lì in quella zona, no. È dall'altra parte, poi ci pensa Molina. 11-9 è un momento dove gli attacchi sovrastano le difese, questo Chiumiento, Giuliano Sangiuolo, Castiello, Bonocore, ancora il capitano Petricco, Mascia, il Benevento deve trovare ritmo. Mister Ciullo prova a dare una sveglia a Alessio De Cristofaro cambiandolo e facendolo riposare in panca per qualche minuto. Petricco! E questa non l'ha vista Dante. 11-10. È entrato, come dicevo, Giuseppe Addazio. Giocatori del Siracusa protestano, ma è giusta l'interpretazione arbitrale, anche loro la stanno interpretando come un allenamento. Passano la metà campo prima del fischio, quindi l'arbitro giustamente rettifica la palla a centro. Calvo per Molina, ancora Calvo, Molina, grande murato dal duo Sangiuolo Bonocore, ancora palla a Molina che va a segno e batte a Dazio. 12-10. Era stato un gran muro difensivo di
di Alessio Bonocore e Giuliano Sangiolo. Peccato, se l'è ritrovato proprio in mano. Bonocore per Giuliano Sangiolo. Stanislav Petricco. Ecco. La palla viene rubata, no, c'è la fallo su Petricco. Continua a tirarlo per la maglia, è già ammonito. Bisognerebbe magari aumentare le sanzioni. Andiamo ad arbitrare la sfida, la coppia Fato e Guarini, che non sono delle New Angel Palado, sono venuti spessi in questi 3 anni di Serie A. Guarda, tanto Petricco. C'è fallo. Boh. Chiumiento, Petricco per Giuliano Sangiolo, Bonocore, ancora Giuliano Sangiolo e la parata in 2 tempi di errante, bravo in questa situazione. Beh, adesso bisogna difendere. Passi. Molina, arriva il fischio dei passi. Possesso giallorosso con Bonocore, scatenato in questo avvio di partita Alessio Bonocore, 12-11. Roberto Longobaldi, se gioca così Bonocore può fare la differenza in questi frangenti. Assolutamente. Tanto giallo, sì, a Biancaforte. La protesta chiaramente è dovuta al fischio, i passi erano stati fatti circa 5-10 secondi prima. Non si è capito se l'arbitro ha visto qualcos'altro o ha chiamato i passi, però purtroppo dopo troppo tempo a questo punto. Dall'altra parte Calvo. Ecco, c'è un altro passi. Fischio contro Siracusa, giustissimo per un colpo ricevuto da Antonio Chiumento. Poi c'è Giuliano Sangiolo, il Benevento deve velocizzare l'azione, è il possesso del pareggio. Bonocore, Giuliano Sangiolo, Petricco. Scaglierà un missile da Petricco, fa la finta, palla dentro di Giuliano Sangiolo, Petricco sale al terzo piano. C'è il giallo intanto per Bonocore. Petricco contro errante. Rigore del possibile pareggio, la finta di Petricco e poi in mezzo alle mani. Si vede quella che di Petricco la è mano una legge quasi infallibile dal dischetto. A funzionare, Michele, non del tutto, però era perché questo ragazzo è stato molto sfortunato in questa prima stagione. Quest'anno proprio ha saltato le prime 4 partite e poi dopo praticamente ha giocato sempre infortunato. Sì, anche sì, oggi sì. Non sta bene. Quello vede. Dicevamo stamattina, noi abbiamo giocato a squadra completa. Gol intanto di Dedovic, un tempo, 12. Un tempo a Roma contro la Lazio, dove lui ha fatto la sua prima partita e lì si è infortunato alla fine del primo tempo. Si è infortunato alla fine del primo tempo e da allora è stato a mezzo servizio, poi adesso si è infortunato anche Andrea Sangiolo, quindi quest'anno è veramente un'annata da dimenticare. Speriamo bene. Giuliano Sangiolo, viene un fischio contro i giallorossi, adesso Dedovic, ma bisogna ripartire dal punto esatto in cui era stata fischiata l'infrazione. Con la Dedovic dentro, palla recuperata solo per qualche attimo. Dedovic ancora per Molina. Una gara dal punteggio altissimo, Michele, perché assolutamente al 17esimo vedere una gara con 13 gol e 12 è tantissimo, Ancora c'è il fischio che punisce l'intervento di Marco Mascia. Questa volta Michele Marco ha rischiato i 2 minuti. Polito era scappato via ormai. Era scappato via. Ancora Dedovic, occhio a lui, Molina, Biancaforte, l'esperienza, l'argentino va a segno, infallibile o quasi da quella posizione. 4 tiri ha preso 4 volte la porta, solo un palo l'ha fermato. Sì, Biancaforte è una vecchia conoscenza, anche se lo vediamo purtroppo per lui claudicante, già dallo scorso anno non si è ripreso da un brutto
Infortunio, un altro gol, gran gol di Petriccico. Che... Petriccico, eccezionale. Lui ormai... e Bonacoli si sono divisi praticamente le marcature insieme a Giuliano Sangiolo. Ancora palla dentro, Molina, la parata di Alessio De Cristofaro, c'è la fallo giusto su rigore. Molina, 7 metri. Giusto il rigore, peccato perché Alessio aveva ben parato questo tiro, magari parerà il rigore, dai. Il tiro di Molina che va a segno, di Ippolito scusate, che va a segno, nulla da fare per Alessio De Cristofaro. Però Buonocore per Giuliano Sangiolo. Stanislav Petriccico, Marco Mascia prova a prendere ritmo il Benevento, ancora c'è Giuliano Sangiolo, Petriccico, non c'è spazio al momento, bisogna inventarsi qualcosa. Giuliano Sangiolo per Petriccico, troppo distante ancora la squadra giallorossa. Buonocore, sale in cielo e punisce errante, meno uno Benevento. Roberto Longobaldi, che bravo Buonocore in questo avvio. Assolutamente sì, è molto concentrato e anche in difesa sta Petriccico giocando bene. Petriccico intercetta la sfera, c'era la possibilità di contropiede, c'è ancora una superiorità, palla dentro per Mascia, l'ultimo tocco è proprio il suo. Dopo quello di Calvo è arrivato anche quello del ragazzo giovanissimo, talento giallorosso. Dovevamo avere un po' più di calma in questa azione, era il gol che una volta fatto ci portava al pareggio. E infatti si vede Vinci, l'allenatore del Siracusa, ha chiamato time out. Non si aspettava di dover sudare tanto in 20 minuti. Penso che il Siracusa è venuto qui convinto di poter vincere la partita in maniera più semplice. Invece, ringraziando il cielo, tutti quanti i ragazzi si stanno comportando bene e stanno giocando in attacco. Bisognerebbe un attimino essere un po' più duri in difesa per poter permettere ad Alessio anche di mettere qualche parata. Antonio, cosa stanno dicendo Giustino Ciulli e Andrea Sangiolo in questo momento? Una squadra che sta facendo benissimo dal punto di vista offensivo, anche non avendo il numero 6 che è Andrea Sangiolo, ma a livello difensivo ha concesso forse un po' troppo, soprattutto forse su Blancaforte a un certo punto. Sì, paradossalmente la mancanza di Andrea si sta sentendo più in difesa che in attacco. Sicuramente staranno parlando proprio dell'aspetto difensivo, perché in attacco non c'è quasi nulla da dire, sono stati pochi gli errori. In difesa purtroppo però c'è anche a parziale giustificazione, sai bene come io sia critico nei confronti dei ragazzi, comunque stiamo giocando contro una signora squadra che forse è il secondo attacco del campionato, la seconda forza di questo campionato, che aveva all'inizio stagione, lo dicevamo spesso anche in telecronaca, l'ambizione di precedere Siracusa, che precedere Fasano, che negli ultimi anni ha dominato. Sì, come dicevi tu prima, si sono giocati credo il primo posto proprio nello scontro diretto a Fasano, dove hanno perso malissimo, altrimenti se fosse stato un risultato più recuperabile credo che al ritorno possano tranquillamente provare a vincerla, però non penso che riescano a colmare il gap di 13 gol Tiro di Dedovic, Dedovic sta diventando un fattore, Antonio, è difficile, sì, da fermare. Devo dire un giocatore diverso rispetto a quello visto lo scorso anno, dove veramente sembrava impacciato. Stasera mi sta piacendo. Castiello, la palla per Chiumento. Una palla buttata stavolta, veramente buttata, perché... Ancora dall'altra parte c'è il gol di Calvo. Antonio, la difesa continua ad essere assente. Qua c'era uno sfondo, gli arbitri hanno soprasseduto stavolta, però voglio dire, avevamo fatto un errore troppo grossolano in attacco e siamo stati puniti di contropiede. Stranamente è il secondo o terzo gol che prendiamo, nel senso stranamente, perché chiaramente giocando bene in attacco Chiumento resiste una carica, poi Errante lo ferma, questo è un peccato perché poteva essere un gol fondamentale. Poi ancora un altro contropiede, Polito, la palla e neanche tocca la traversa dire... e finisce fuori. Buonocore,
con un'azione veloce, Bonocore va lui fino in fondo per Chiumiento che cadendo tira, ma c'è la parete errante, poi Castiello fa sua la sfera, ancora Bonocore, la finta, poi gli scappa la palla, Giuliano Sangiolo la recupera, Petricco si arrabbia, non gli piace questa frenesia. No, non gli piace questi palloni buttati al pivot. Ecco. Ora dentro, ma c'è il tocco di piede. Devo dire che gli arbitri hanno il fischio rallentato stasera. Secondo me il tiro errante, la parata. Il clima partita influisce anche sugli arbitri, che purtroppo sembra che non Polito tanto... traversa ancora, ma questa volta il fischio arriva puntuale. Oddio, guarda Michele, devo essere onesto, se questo è il rigore, era rigore anche dall'altra parte quello su Antonio Chiumiento, che hanno lasciato tirare molto. Quindi più non sbilanciato. C'è lo stesso metodo di giudizio secondo te? Su questa azione no, non c'è stato lo stesso metodo di giudizio sul tiro dei due pivot. So, attendiamo l'esecuzione di Dedovic, la prima finta, la seconda e poi il gol, un tiro molto particolare. Roberto, spieghiamo anche a chi non è un esperto di pallamano quando è in queste situazioni, che è rigore e quando non è, perché abbiamo visto che Polito sembrava essere andato via, però forse non era così. No, il problema di fondo è uno, se il giocatore sotto fallo tira potrebbe non essere fischiato il rigore. Sicuramente una sorta di vantaggio acquisito, insomma. Assolutamente sì. Il fatto è che sicuramente il tiro effettuato da Polito era molto più efficace di quello che ha potuto effettuare Antonio Chiumiento, quindi automaticamente era molto più rigore quello di prima. Adesso c'è da dire una cosa, Michele: il Siracusa difende parecchio in area. E spesso i giocatori del Siracusa su Antonio Chiumiento sono in area. Io ho visto l'ultima partita di Champions domenica, ogni difesa in area, anche se il pivot di spalle, chiamavano rigore. Questa sera neanche uno. Beh, hai nominato la Champions, se spieghiamo un po' la storia della pallamano italiana sappiamo che la Champions è un sogno, anzi un miraggio di questi tempi per le nostre squadre. Ci vorrebbero degli arbitri di Champions allora. Petricco, eccolo uno che invece la Champions l'ha fatta e l'ha giocata e nemmeno tanto tempo fa, e si vede. Diciamo che Petricco è qui per caso, Antonio, sì, spieghiamo sì. Un po' la sua storia. Beh, l'abbiamo detto varie volte, ce lo siamo ritrovati perché è fuggito, un dono che sì, arriva dall'est. Dall'est, un dono del Signore, ma in tutti i sensi, è fuggito dalla guerra e si è ricongiunto con la mamma che lavora a Napoli, per cui si è ritrovato qui cercando una squadra che giocasse in Serie A, e in Campania eravamo noi, quindi ce lo siamo ritrovati. Attacca Siracusa, c'è il gol, una botta pazzesca di Molina, toglie la ragnatela dall'angolo sinistro di Alessio De Cristofo. Ma dobbiamo restare attaccati, non scoraggiarsi, dobbiamo restare veramente attaccati a questa partita, perché poi magari dopo pure per loro subentrerà. Ecco, questi sono errori. Intanto Chiumiento era in aria, un peccato, Siracusa più 4 ancora, Molina per Dedovic, c'è lo spazio e lo straniero di Siracusa non sbaglia, beffa Alessio De Cristofalo, più 5, massimo vantaggio Siracusa. Ne ha sbagliati troppi Buonocore, negli ultimi minuti ha sbagliato troppi passaggi al pivot, va col braccio praticamente già basso, si capisce quello che vuole fare, che in quel caso è il passaggio al pivot. Il braccio basso è un errore nei confronti del difensore. Forse è proprio quello sta dicendo Giustino, sì, Ciullo, abbiamo visto Giustino che da, indicava proprio questo ad Antonio Chiumiento. Da ottimo terzino qual era, sa bene che col braccio basso non vai da nessuna parte. Antonio, 25 minuti, diciamo solo negli ultimi due è arrivato questo break di Siracusa, partita equilibrata. Sì, 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 fino al, diciamo, a due minuti fa giustamente era equilibrata, eravamo sul... di 17-15, c'è stato questo mini break, siamo stati anche in parità sul 12 pari, quindi
peccato, perché se riusciamo, ripeto, a stare attaccati, poi il secondo tempo magari si può provare a fare qualcosa di più. Faccio una domanda: un Benevento che subisce più di 30 gol negli ultimi due anni ha dimostrato di vincerne poche di partite. Sì, questo è vero, però devo dire che, a parte appunto gli ultimi errori sui passaggi, stasera non abbiamo avuto grosse difficoltà a giocare contro questa difesa. Ci siamo complicati la vita da soli, perché io se fossi stato in campo e vedo che il difensore non mi prende, se tiro io continuo a tirare, poi magari sbaglio il tiro, però non mi intestardisco a fare passaggi che magari poi possono portare a qualcosa di diverso. Antonio, correggimi se sbaglio, ho visto però tantissime conclusioni centrali, lateralmente Benevento ci prova poco, insomma, ci ha provato due volte Mascia, mai Castiello. Sì, è un handicap questo di non avere sicuramente giocatori esperti. Anche se il tipo di gioco che si fa ormai, se tu hai notato anche loro, le loro ali, a parte Brancaforte, ma che voglio dire, è il campione della squadra, esatto, possiamo dirlo. Esatto, ma anche se è in netto calo, perché abbiamo visto ancora problemi al ginocchio, però, sono due anni che lo vediamo zoppicare. Ho sentito anche Buono Cole, intanto tiro fuori. Ho sentito anche Ciullo che riprendeva Castiello, perché ha fatto una difesa un po' a maglie larghe su di lui, forse, ecco, come adesso, vedi. C'è un Brancaforte qui, e ci smentisce. Legge bene. Guarda. Poi Castiello si inventa una giocata che fa arrabbiare il capitan Zanzuolo. Una pazzia. Il pallone era tranquillamente il nostro. Non c'era pressing. Assolutamente, è andato a recuperare una palla inutile comunque. Just per atletico. Fortuna, sì, just atletico. Per poco fortuna ha rischiato con i compagni. L'osso, insomma, del collo. Per la Brancaforte intercetta, ma c'era fallo perché difendeva. Ecco un altro passaggio. Buono Cole, Giuliano Zanzuolo, Muratos, l'angolo per il Benevento. Quando mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, Buono Cole, Castiello, ancora Buono Cole, Stanislav Petricco, da lontanissimo questa da volta. Da fermo più che da lontanissimo. Da quest'altra parte, poi è andato lungo, sbaglia anche Siracusa, per la fortuna della prima squadra campana, quella l'unica che milita nel massimo campionato di Serie A1, giusto ricordarlo. Ogni tanto è entrato qui Giuliano Zanzuolo, anche con un po' di sorte che serve e tanto in uno sport, Antonio, in particolare sì, in sì. Questo sport. Tanto la palla recuperata. Sembrava la palla nettamente, però Antonio, non partita talmente veloce e con le difese che possiamo dire stanno lavorando talmente male che ancora non c'è stata una sospensione, cioè ancora non c'è stata una superiorità numerica. Sì. Minuti e nella pallamano ma io in 3 anni di telecronaca che non l'avevo mai visto una cosa simile. Proprio perché le difese non stanno giocando. Fondamentale questo possesso, non prendere gol. Ecco. Buono Cole intercetta, c'è un 2 contro 2. Buono Cole si ferma, va fino in fondo, poi ci prova in qualche modo. Errante pala. Proprio. Ha fatto l'errore di non proteggere la palla, se l'è portata avanti col sinistro. D'altra parte, miracolo. C'è una grande parata di Alessio De Cristofaro col braccio di richiamo. Lì devi tenere la palla sul tuo braccio forte, non devi portartela sul sinistro dove chiaramente non la riesci a palleggiare. Castiello perfettamente. Benevento deve accorciare le distanze. Petricco, Buono Cole, arriva Petricco centralmente, c'è Giuliano Zanzuolo ma è molto distante, prova l'imbucata, Dedovic la tocca con un piede. Giuliano poteva tirare tranquillamente, si era aperta tutta la difesa. Antonio, ma c'è Petricco da quest'altra parte adesso. Ormai eccolo. E eccolo il tiro, praticamente ha rotto il palo ma non ha segnato. Trema ancora la porta sotto la bomba di Petricco, sfortunato in questo caso, Dedovic dall'altra parte, Brancaforte. Dentro c'è palla rubata da Castiello, c'è la possibilità di contropiede, ma Giuliano Zanzuolo preferisce giocare con calma. Guarda, Mascia qui fa un'ingenuità, non l'era stato seguito. Mia. Dedovic dentro per Molina, il pallonetto delizioso. Siracusa 21, Benevento 16, mancano 30 secondi. Bisogna andare a segno per portarsi almeno a meno 4 di riposo. Pazzesco quello che vedo fare in campo certe volte, guarda, cioè nemmeno veramente in allenamento. Buttare una palla così,
Castiello, Bonocore, Giuliano Sangiuolo, quanto conta, risponde sempre presente il come capitano. Come dicevo prima, palla recuperata, c'è un fallo ma è finito il primo tempo. Tiro franco. Adesso bisognerebbe lasciarlo. Tiro franco per Biancaforte, che per poco non beffa Alessio De Cristoforo con un tiro stilisticamente spettacolare che non va a segno. Assolutamente sì, diciamo che visto il punteggio è un tiro che forse si poteva anche evitare, anche se lui è un tipo molto combattivo e quindi tirerebbe pure all'ultimo secondo del secondo tempo. No, ma diciamo più che altro si dovrebbe guardare se ha mosso il piede, perché quando c'è il tiro franco non può muovere il piede da terra, quindi quella è la cosa da controllare. E con il suggerimento tecnico di Antonio Schipani chiudiamo questo primo tempo. Siracusa 21, Benevento 17. Amici sportivi di 8 Channel e 8pagine.it, bentornati al Palladio, dove è appena iniziato il secondo tempo della sfida tra Pallamano Benevento e Siracusa. Il punteggio è di 21 a 17 per la compagine siciliana. Antonio, partita complicata, sappiamo Siracusa è certamente arrivata qui col favore dei pronostici, però il Benevento nella prima frazione ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la squadra che attualmente è seconda in classifica. Da questa parte intanto De Cristoforo sfoggia subito un palatone. Michele, io sono abbastanza contento del primo tempo che abbiamo fatto. Giuliano Sangiuolo, tiro palato. Del primo tempo che abbiamo fatto, perché veramente abbiamo messo in difficoltà questa corazzata. Potevamo anche, con qualche errore in meno, potevamo stare anche un po' più vicini al punteggio. Va bene così, speriamo di continuare anche per tutto il secondo tempo però. Fine, il Benevento paga quel blackout dal 22esimo al 25esimo minuto. 3 minuti di ordinaria follia. Qui sono arrivati 4 gol per Siracusa. Passivo! Don Antonio, abbiamo visto anche qualche cambio dentro Mincella, al posto di Errante qui. Giuliano Sangiuolo recupera la palla, va via in contropiede, la offre a Bonocore che va a segno. 21 a 18, parte il bene il Benevento che si porta a meno 3. Qualche cambio nel Siracusa, sì, ha cambiato il portiere, credo, provando a mettere, sì, anche l'ala destra, ha cambiato a Brancaforte, magari quei problemi che dicevamo si sono acuiti. Intanto siamo a meno 3. Parte, palla dentro per Polito, c'è e l'arbitro lo grazia, qui lo grazia l'arbitro, la palla era persa. Molina per Calvo, Dedovic al lato, il suo bolide, tanto Antonio fuori Brancaforte, per lui un po' di riposo. Dentro Di Stefano che si va a beccare subito i primi 2 minuti della partita, dopo 2 minuti e 13 secondi della ripresa. Non è Biancaforte, l'abbiamo visto. L'avevi chiesto i 2 minuti, l'arbitro ti ha accontentato. È stato un 2 minuti, credo, di inesperienza anche di questo ragazzo, perché se ho capito bene, su un taglio di Castiello l'ha inseguito e tirato per la maglia, quindi abbastanza. Bonocore, il tiro al lato del palo difeso da Mincella, anche lui è stato al posto di Errante. 2 i cambi nella formazione siciliana. Non sfruttiamo assolutamente il non uscite Polito, Calvo, ancora Calvo per passivo. Polito fermato da Petricco, c'è ancora il possesso per i siciliani, c'è la palla recuperata per qualche attimo da Giuliano Sangiuolo, che viene anche colpito da Calvo, va a segno, ma Sangiuolo ha subito un colpo abbastanza fortuito, mi è sembrato, al volto. Insomma, Antonio, capitano
Questo è Roberto, capitano queste cose? Sì, capita, e Giuliano è andato un po' troppo morbido, è stato più aggressivo l'avversario e Giuliano ha preso il colpo, ma non c'è nessun fallo in questo caso, non era comunque intenzionale. Alberto, hai visto una squadra diversa in campo in questi primi tre minuti? Beh, diciamo abbiamo ripreso con lo stesso piglio di come avevamo iniziato il primo tempo. Speriamo che non ci sia un altro passaggio vuoto di un paio di minuti dove purtroppo abbiamo pagato dazio e quindi automaticamente pasticciano Buonocore e Cassiello in questo caso. Assolutamente sì, era un passaggio che non si doveva fare quello. Sicuramente una persona con un po' più di esperienza non l'avrebbe fatto. Incredibile come in una situazione di vantaggio non siamo stati in grado di sfruttarla, ma addirittura pagheremo dazio in una situazione del genere. Tanto Pulito va, ecco, al segno fatto. Mentre Petricco chiedeva un piede in aria. Giustamente stava, c'era. Sì, era dentro l'aria Pulito. Diciamo anche gli arbitri stasera non sono parere, Fato e Guarini. Impeccabili nelle loro decisioni comunque. Giuliano Sangiuolo per Castiello, Mincella para con una discreta facilità. Poi Dedovic, assolutamente Calvo. Un tiro proprio forzato. Calvo. Il portiere era uscito, c'era lo spazio per fare di tutto. Sicuramente di non tirargli tra i piedi. E lì è arrivato il tiro. Calvo per Dedovic. Da Calvo. Molina, Dedovic, ancora per Molina, fatica Siracusa a trovare lo spazio giusto, lo trova Molina alla fine con una giocata dalla lunga distanza. E Michele ha tirato completamente libero, aveva tutto lo specchio alla porta perché in difesa c'erano le mani basse e quindi automaticamente aveva tutta la possibilità di tutto lo specchio della porta per poter tirare. Palla dentro per Chiumento che non trattiene, c'è il contropiede per Calvo che si presenta tu per tu con De Cristofaro, lo beffa con un pallonetto semplice e il gol del 25-18 più 7 Siracusa, massimo vantaggio. Il Benevento in questo momento è assente, ingiustificato dal campo. C'è stato un calo di concentrazione, ci sono stati 2-3 passaggi a vuoto e immediatamente il Siracusa ha approfittato. Prova ad andare fino in fondo, non trova lo spazio. Ancora Buonocore, lo spazio per Chiumento ancora. Da quest'altra parte poi c'è ancora Calvo che va a segno. E adesso si fa ancora più duro Antonio Schipani, 26-18. Guarda, è incredibile come non si riesce a capire dai propri errori cosa non si deve continuare a fare, invece continuiamo a servire male il pivot sbagliando i passaggi in una maniera incredibile proprio, cioè non si può sbagliare 8-10 passaggi al pivot così in una partita. Tanti regalarli in mano, sì proprio, ma in genere l'essere umano ha il modello esperienziale, no? Attinge dal modello esperienziale, per cui con l'esperienza le cose devono migliorare. Qua mi sembra che stasera non sia così. Anche le cattive esperienze devono essere d'aiuto, formare. Non si può continuare, cioè sembra quasi di dire io continuo a fare così, voglio vedere se la difesa me lo lascia fare. Non credo comunque. 6 minuti di questo secondo tempo, Roberto Longobardi, questa partita sembra essere completamente nelle mani di Siracusa. Ci aspettavamo un Benevento diverso però. Sì, assolutamente Michele, anche se il punteggio incomincia a diventare severo, i ragazzi non devono mollare, devono giocare come hanno fatto poi per 20 minuti del primo tempo, dove Alessio è andato al tiro più volte segnando. Giocare col pivot, ma quando c'è la giocata col pivot, sembra in questo caso che vogliano per forza giocare col pivot. Petricco per Giuliano Sangiuolo che
alla finta dell'imbucata, poi va da Bonocode, ritorna la palla a Giuliano Sangiolo, fermato fallosamente Petriccico per Mascia. Sangiolo, Bonocode, fallo su Bonocode, possesso ancora giallo-rosso, Chiumiento per Sangiolo, Petriccico, il bolide, poi Chiumiento in qualche modo, Mincella para due volte ma era in aria il tiro di Chiumiento. Molina, il tiro, segnare da quella distanza Alessio De Cristoforo non è facile. Ma Alessio penso che ha avuto un risentimento alla schiena, speriamo bene. Giuliano Sangiolo per Buonocore, va finalmente a segno il Benevento dopo 5 minuti di digiuno. Un grande recupero di Giuliano, che con le mani è sempre velocissimo a rubar palla, pronto, infatti ha rubato questa palla dalle mani, il Lupin della pallamano. Esatto, no. E è un'ottima assistenza per Alessio Buonocore. Siracusa in attacco con Calvo per Dedovic, ancora Calvo per Molina, ancora palla a Dedovic, non arriva l'intervento di Chiumiento, il tiro va fuori, c'è il fallo e 2 minuti ad Antonio Chiumiento. E adesso la superiorità numerica è per Siracusa, che ha a disposizione anche un tiro di rigore. Questo mi sembra un metro di giudizio un po' diverso. Lì prima sul numero 18 mi sembra che ha preso al collo Alessio Buonocore, siccome era già stato ammonito il primo tempo non è stato dato il 2 minuti, tanto gol di Dedovic, è stato dato un 2 minuti abbastanza generoso. Si lamenta infatti il capitano giallorosso. 8 gol di vantaggio per Siracusa quando mancano 18, ancora 22 minuti alla fine della partita. Buonocore, Petriccico, Giuliano Sangiolo, ora per Buonocore, l'imbucata dentro, un altro errore Roberto, l'ennesimo di questa partita con quando... Assolutamente sì, e... tanto dall'altra parte Molina invece non sbaglia un colpo, 28-19. Purtroppo con questa difesa va attaccata, siccome gioca molto molto fuori, essendo noi con un uomo in meno, va attaccata con i tagli delle ali. E qui conta molto l'esperienza dell'ala, che deve capire quando deve tagliare. Ha tagliato in un tempo sbagliato e Alessio non andava servita. Sfondo di Buonocore. Buonocore quando prende i 5 minuti poi si gioca tutti i bonus che ha realizzato in una partita. Andando qui sana. Dedovic finta di tirare alto, invece sceglie la soluzione bassa e va a segno, più 10 Siracusa. Antonio, l'assenza di Andrea Sangiolo è pesantissima per questa squadra. Molto molto pesante, Michele. Andrea è il faro dei ragazzi, chiaramente è la persona. Passi di Petriccico, no, penso più sfondo, e giustamente ha indicato passi il primo arbitro, andando qui c'è il gol di Polito, non si mettono d'accordo neanche tra di loro. Comunque più 11 il Benevento, ormai ha lasciato la partita e Giustino Ciullo è pronto anche a fare un cambio, c'è pronto De Nigris. Giustamente con questa situazione di punteggio magari anche far giocare qualche ragazzo. Certo, sì. È una buona giusto, soluzione. È giusto. Anche perché esce Buonocore. Buonocore degli ultimi minuti. Questo è un altro giovane del nostro vivaio. Chiumiento, ecco. Al segno dopo la splendida assistenza di Giuliano Sangiolo. Antonio, il Siracusa visto oggi secondo te può impensierire Fasano e soprattutto può ambire alle prime quattro posizioni in Italia in questo momento? Michele, non credo proprio. Oggi mi hanno abbastanza deluso in difesa. In attacco hanno giocato discretamente, ma in difesa sono stati... Rigore per un fallo su Calvo. Zappolito
contro Alessio De Cristofaro. Polito una finta, poi il tiro schiacciato a terra e il gol del 31-20 quando siamo giunti all'undicesimo minuto del secondo tempo. Capitano Giuliano Sangiuolo per De Nigris, Iannotti. De Nigris ancora per Giuliano Sangiuolo. Prova il Benevento, più che altro ad aggrapparsi all'orgoglio. Petricco, sinistro per Iannotti. Spazio Petricco, vede De Nigris che va a segno. Bellissima questa azione. Vede spazi dove gli altri. No, è stato bravo anche il ragazzo De Nigris. Un po' quello che diceva prima Roberto, ha visto lo spazio e ha tagliato nel cuore della difesa aretusea e lì si è stato visto dal compagno Petricco, che ha anche dietro la testa gli occhi, quindi è riuscito a servirlo. Poi c'è un altro gol di Molina che è veramente un cecchino implacabile, quello che dicevo prima. Molina, se ha uno spazio lo prende subito. In attacco sono veramente mortiferi, in difesa sono abbastanza larghi, sinceramente pensare che possano impensierire un Fasano, un Bolzano, ma lo stesso Pressano, che sono, diciamo, le squadre che ambiscono a tanto il diciamo quasi succhiumiento, controvoglia è arrivato il fischio dell'arbitro, perché è un fischio abbastanza sfiatato. Però se stanno dando rigori che da altre parti non verrebbero nemmeno considerati, allora giustamente si devono dare da tutte e due le parti. Petricco non sbaglia, batte Mincella. Antonio, con questa situazione di punteggio non possiamo un po' non divagare, diciamo. Sì, sicuramente di altro. Quindi, visto che sei sia tu sia Roberto, siete due grandi esperti di pallamano, avete giocato per molti anni, tu qualcuno in più perché hai capito tardi forse di dover appendere le scarpette al chiodo. Diciamo che mi hanno cacciato, io non sarei uscito. Ecco, ci potete spiegare un po' anche qual è il momento della passivo pallamano italiano? Intanto qui arriva il fischio, il gol non è valido. Dicevo, ci potete anche raccontare un po' qual è il momento della pallamano italiana? Beh, è un momento abbastanza nero, Michele. Siamo forse in uno dei punti peggiori, ma passi ancora, passi veramente. Fischio contro Siracusa e possesso giallo-rosso. Ma anche le partite che assistiamo, ogni anno mi sembra di vedere un punto. Grande parata di Alessio adesso. Ogni anno, eppure questa è la massima serie, ma ogni anno, nei tre anni che abbiamo calcato i palazzetti di questo campionato, ogni anno è un anno, diciamo, un punto più basso, tocchiamo sempre un punto ricordiamo più basso. Ricordiamo la Serie A1, Girone C del primo anno, stagione 2013-2014, sì, quando il Benevento riuscì addirittura a qualificarsi per la pole scudetto. Era un campionato di gran livello, infatti produsse la finalista Fasano, che poi vinse quel campionato. Assolutamente. La Supercoppa l'anno dopo in finale. Perciò dicevo, questo non era sfondo, e invece è stato dato sfondo. Grande confusione in campo. Questo è quello che dicevo prima. Si assistono a delle cose proprio. Purtroppo questa è la palla a mano che c'è in Italia oggi. Ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo. Le nostre squadre fanno anche tanta peccato fatica a qualificarsi nelle coppe europee. No, è un peccato, dicevo, come dicevamo forse la volta scorsa, c'è Sport Italia che manda le partite della Champions League, palazzetti stracolmi. Tanto parliamo Bredovic, di va a segno. Di 15-20 mila persone, Michele, e veramente spettacoli impressionanti. In Germania e in Francia ha preso il posto del basket, la palla a mano, i palazzetti, e siamo ai confini dell'Italia. Anche la Spagna ha un movimento molto superiore a quello italiano, i paesi dell'est, soprattutto l'ex Jugoslavia, i paesi del nord anche, l'Islanda pur essendo un isolotto piccolissimo ha un movimento pallamanistico eccezionale.
però voglio dire, è un peccato veramente, un peccato. Roberto, cosa si può fare per rilanciare questo sport in Italia? O almeno per farlo tornare ai fasti di un tempo, cioè quelli di 20 anni fa? Beh, io penso che già il fatto che Sport Italia incominci a dare le partite di Champions è una buona cosa per poter far vedere un po' lo sport qual è. Però, con l'assegno Dedovic. Però secondo me bisognerebbe lavorare parecchio nelle scuole, bisognerebbe coinvolgere i ragazzi, ci vuole un po' di investimento da parte della federazione per portare questo sport un po' più nelle scuole, perché poi è l'unico posto dove si può far crescere uno sport che non ha poi tanto spazio in televisione. Pochissimo lo spazio in televisione, infatti non per tra virgolette vantarci, ma forse 8 channel e 8 pagine .it sono uno dei pochi enti di informazione che danno ampio spazio a questo sport anche in video. Ma il fatto che sia mandato in televisione è una cosa positiva. Sicuramente non può essere la televisione a promuovere lo sport, perché se poi appunto non c'è una politica federale atta a promuovere lo sport, allora è inutile che viene mandato in televisione. Un'altra bomba di Petriccico che non trova la porta da parte Polito, si gira, fa quello che vuole e va a segno per il gol del più 13. Vabbè, non siamo usciti dallo spogliatoio, Michele, siamo rimasti dentro, abbiamo 4 ragazzi in campo, va bene così insomma. Bene così, l'obiettivo della Pallamano Benevento è quello di salvarsi per questa stagione. Sono arrivate 2 vittorie fino a questo momento contro la Lazio in trasferta e sabato scorso contro Enna proprio qui al Paladua. Settimana prossima, Antonio, un'altra partita molto molto complicata per i giallorossi. Beh, sabato prossimo, se non mi ricordo male, giochiamo in quel di Fondi. Contropiede per Siracusa che va a segno col numero 2, il neo entrato Corsico. Credo appunto la quarta forza del campionato. Purtroppo anche lì credo andiamo senza Andrea Sangiuolo. Ripeto, l'obiettivo di quest'anno era la salvezza ed era quella dichiarata. Nel frattempo, vista la contingenza, alcuni ragazzini stanno, e qui Petricci mette a segno un gol di sinistro, non vale purtroppo che non vale, Petricci ormai l'abbiamo visto segnare in tutti i modi, di piede non si può, altrimenti forse l'avrebbe fatto. Qui va a segno Chiumiento. Dicevo, l'obiettivo era di salvarci e nel frattempo di far giocare i ragazzi. La contingenza sta portando sì che giochino un po' di più, proprio perché ci sono parecchi infortuni, passi Tutto e questi due minuti. Ma era Polito. Passi comunque, assolutamente non letti dall'arbitro. Aveva fatto passi il nostro ragazzo, dopo c'è stato il fallo dei 2 minuti di Polito, perché sappiamo che quando un giocatore è in aria non può essere spinto, che è un fallo gravissimo. De Nigris per Capitan Sangiuolo, il tiro di Giuliano Sangiuolo che bacia il palo e finisce in fondo al sacco. Benevento 24, Siracusa 36. Molina per Dell'Acqua, che Siracusa ha cambiato qualcosina risparmiando soprattutto Brancaforte. Voglio dire, il caso che anche lui faccia giocare qualche ragazzo, perché magari se non li fa giocare in questi frangenti dubito che in altre partite, ecco. Dell'Acqua va a segno, insomma non potranno giocare certamente nello scontro diretto con Fasano, con le varie Conversano, Fondi, anche in altre partite immagino.
Sono Roberto, calendario durissimo per il Benevento, perché adesso c'è Fondi e poi Fasano in casa, insomma bisogna ancora soffrire fino alla fine dell'anno. Assolutamente sì, c'è da soffrire. Purtroppo, come diceva prima Antonio, abbiamo avuto le prime due partite in casa con il Fondi e il Città Sant'Angelo, dove non ha giocato Stas, e lì abbiamo pagato pegno a detta di entrambi gli allenatori, sia del Fondi che del Città Sant'Angelo. Con Stas in campo sarebbe stata un'altra musica, e non riusciamo proprio a giocare al completo quest'anno, veramente è una disdetta. Ma comunque il nostro campionato dovrà continuare e dovremo essere bravi a portarlo fino alla fine. Giannotti prova a servire Mascia, pallone intercettato, campionato che comunque il Benevento attualmente disputerebbe i play-out, e anche lì ci saranno delle partite che bisognerà assolutamente vincere, quindi farsi trovare pronti in quell'occasione. Dando qui fallo su De Nigris, ci sono i 2 minuti per il numero, anche questo battezzato 22. Subito al suo ingresso. Lo bello ci cognome ricorda, ci ricorda il primo famoso arbitro, nonché primo presidente della Federazione Pallamano per tanti anni. Questa è una chicca di Antonio Schipani, sì mitico concetto Lo Bello. La finta di Petrizzico che finta il pallonetto e poi quando c'è un rigore sembra che sia nel paese dei balocchi. Petrizzico è contento, diciamo che Petrizzico gioca anche fuori posizione rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche, perché lui quando è arrivato dall'Ucraina ha detto chiaramente di essere un centrale, ma qui il posto di centrale è occupato da un monumento come Giuliano Sangiuolo, quindi è lui giustamente a doversi adattare. Avevamo recuperato palla, poi un altro errore, eccolo Petrizzico fino in fondo, con qualche modo trova il fallo, addia quel braccio, Petrizzico se lo tocca ancora. A disposizione, come dicevamo prima, ce l'ha, che cede ad Andrea, a Giuliano Sangiuolo. Ce l'ha ancora dolente, ce l'ha un cenno d'intesa con finta del capitano che poi va a segno. Beh, recuperare qualche gol sul finale non sarebbe male, rendere il passivo meno pesante, perché veramente non meritiamo tanti gol di differenza per quello che abbiamo fatto vedere nel primo tempo. La Pallamano Benevento paga due pesantissimi blackout, uno dal 23esimo al 25esimo minuto del primo tempo, 2 minuti di ordinaria follia, e poi dal primo minuto fino al 7esimo della ripresa, quando è andato a segno una sola volta. Molina per Dell'Acqua, il bel gol del numero 13 di Siracusa. Questo è un bel gol, magari un po' con la complicità del portiere, però un bel gol. Petrizzico Giuliano Sangiuolo dentro per Chiumiento, che sbaglia tu per tu con Errante. Mette a lato Chiumento, non convintissima la sua conclusione. Dall'altra parte invece arriva il gol di Calvo, gol del più 13, dai, Anto, dai, a 6 minuti dai. Dalla fine segna. Petrizzico ancora per Mascia, Bonocore sbaglia il passaggio, quando è uscito Capitan Sangiuolo è entrato Bonocore con Petrizzico che è nel ruolo di centrale. Grande palla per Antonio Chiumento, questa volta non sbaglia il gol numero 27 della Pallamano Benevento. Sentito proprio l'incitamento di Petrizzico, che Antonio è anche ormai il vero leader tecnico di questa squadra. Si fa anche sentire adesso che ha imparato l'italiano quasi perfettamente. Sì. I primi periodi per lui sono stati veramente duri, guarda.
era nervoso perché non riusciva proprio a... Guarda qui. Tanto qui Petriccico fa capire che cosa significa, subito un muro da parte Iannotti, invece va dritto per dritto sul portiere siciliano. Solo forza, cambio volante. Solo forza. Intanto è entrato. C'è il fallo. È entrato un altro giovane della Nidiata. Garofano. Il tiro di Molina che oggi alcuni sta dando una... Sono quasi tutti i ragazzi che allena Stanislav. Che adesso... che adesso abbandona il campo. Sì, viene... Castiello. Viene mandato... Fuori anche Marco Mascia, Antonio. E questo sì, mi sa sì. Che è un esordio. Alfredo De Luca. Un altro giovanissimo. Che facciamo c'è l'Under 20 in campo con due fuori quota praticamente. Questo è un bel gol. Gol del Benevento. I due fuori quota sono Bonocore e Alessio De Cristofaro. Beh, abbiamo in panchina ancora abbiamo in panchina ancora Calandrelli che ancora non ha esordito. La palla dentro, c'è la parata di De Cristofaro, ma c'era stato un fallo. Calvo, Dedovic, Molina, Dedovic. Ancora l'errore, Molina non trattiene. Poi Alessio De Cristofaro per Castiello. De Nigris ancora per Castiello. Buonocore Castiello, Buonocore, Buonocore il tiro dalla distanza che finisce alto. D'altra parte ancora il tiro e questa volta ha subito il gol a Dazio, il gol numero 41 di Siracusa. Quando mai mancano gli ultimi due minuti, Antonio Roberto, facciamo un piccolo bilancio di questa partita. Insomma, il Benevento bene fino al 22esimo, poi dopo praticamente è stato sovrastato dall'esperienza di Siracusa, la solidità soprattutto di questa squadra. Bah sì, l'avevamo detto, li abbiamo provato a sorprenderli. Angolo. Abbiamo provato a sorprenderli all'inizio, però poi è venuta fuori chiaramente la forza di questi giocatori. De Nigris, il tiro, la parata, poi c'era fallo. Ha tenuto De Luca. Tanto è pronto un altro esordio. Sì, un altro esordio assoluto. Antonio Calandrelli. Bella De Nigris, una bella giocata. Va per De Luca. C'è peccato. La parata dall'altra parte. E c'è il gol di Garofano. Il primo in Serie A 1 per lui. Una bella soddisfazione per e questo anche un ragazzo. Bel gol per questo ragazzo. Siamo soddisfatti tutti. Peccato per De Luca, però involontariamente col suo sbaglio ha fornito un assist al compagno e quindi sarà contento lo stesso stasera. Sono ragazzi in cui riponiamo molta fiducia, veramente, questi qua, anche su Antonio Calandrelli, veramente sono dei ragazzi che se continueranno a giocare, ad allenarsi, hanno un avvenire nella pallamano. Dazio, c'è la possibilità di contropiede per De Luca, pallone intercettato, ma De Luca la prende lo stesso, la cede ancora Garofano che segna una doppietta praticamente allo scadere, fissa il punteggio ancora su sul 41-30 41-30, finisce dovrà qui pagare, la partita dovrà pagare una consumazione al compagno De Luca perché gli ha fornito due assist, quindi
Dal Padua è tutto. Siracusa batte Pallamano Benevento 41-30. Buona serata. Buonasera. Buonasera.